arrivano i soldi che fai il figlio di puttana di Gargano, mi ha rubato e io ammazzo l'impiegata! Arrivano i soldi, se non ammazzo l'impiegata! Carissimo geometra Garzollo, che piacere vederla, come andiamo? Bene, grazie. Stia fermo, se lo sparo! Commissario, per l'amor del cielo, se qualcuno si deve sacrificare per irragionare Gargano, eccomi qua, sono pronta. Ma non diciamo fesserie, che qui non si sacrifica nessuno. Scusi, geometra, ma lei dov'era ieri sera? E a lei che gliela fotte? Mi risponda, nel suo stesso interesse. A casa mia, ero tornato dall'ospedale. Ma lei non l'ha vista la televisione? A te vedere la televisione, queste minchiate, che me ne racconta a me? Ah, ecco perché non sa niente. E che cosa dovevo sapere io? Ma in ragione al Gargano, è stato arrestato. Dove ci mettiamo a parlare? Noi andiamo in commissariato. Se incontro quello stronzo di Argello? Poi i commissariati non mi piacciono. Allora andiamo in un bar. Scherzo. La gente ti sparla troppo di me, sa? Vabbè che con lei non c'è pericolo. Perché con me non c'è pericolo, ma scusa? Che potrebbe essere mio padre, no? Insomma, dove andiamo? Lei dove abita? A casa mia c'è gente. Ah. Maritato? No. Insomma, se decide. Vieni la prima a sinistra. Supponiamo per il momento che Pellegrino se ne è scappato all'estero. La prima domanda è per quale motivo. Lui con la truffa di Gargano non c'entrava praticamente niente. E se non c'entrava niente con la truffa di Gargano, commissario, sorge anche la seconda domanda. Con quali soldi questo Cristiano si è comprato prima e ha ristrutturato poi la villetta? Non lo so. Il fatto della villetta sta a significare che Pellegrino ha comunque intenzione di tornare. A meno che non è successo qualche cosa che l'ha spinto a fuggirsene per sempre fottendosene della villetta. Ah, e poi c'è un'altra cosa, commissario. Il motorino, che fine ha fatto? E che ne so, c'era lo zio. No, perché l'altro giorno, quando lo zio è venuto in commissariato, si ricorda? Voleva denunciare magari la scomparsa del motorino. E l'ha fatto? E no, perché non si ricordava la targa, non si ricordava il modello. A dire la verità non si ricordava neanche esattamente se era ancora lì. E alla fine ha lasciato per. Esatto. Allora? Sotto. Ma stai scherzando? Scendo a controllare meglio. Aspetta, Salvo!